Allora, riprendiamo la nostra lezione sulla prima rivoluzione industriale. Con l'introduzione dei macchinari di cui abbiamo già parlato nel settore tessile e siderurgico, la produzione industriale è costretta a spostarsi in grandi stabilimenti che prendono il nome di fabbriche. In esse lavora un alto numero di operai che sono addetti al funzionamento delle macchine. Nasce il cosiddetto proletariato industriale, cioè una classe sociale che percepisce un salario per il lavoro svolto. Il processo produttivo veniva suddiviso in piccole operazioni ripetute da operai diversi. In questa maniera la produzione diventa più veloce e non richiede alcuna specializzazione da parte del lavoratore, che quindi in definitiva poteva essere anche facilmente sostituito. I ritmi di lavoro erano massacranti, i turni potevano durare dalle 10 alle 14 ore al giorno. A causa della stanchezza erano quindi possibili incidenti sul lavoro e naturalmente gli operai che si ferivano venivano licenziati. Gli imprenditori potevano permettersi di pagare ai propri operai salari molto bassi, visto che c'era una grande disponibilità di manodopera. Tanti erano infatti, abbiamo già detto, i contadini che abbandonavano le campagne, gli artigiani che erano costretti a chiudere le loro botteghe proprio a causa dei prodotti industriali più economici e quindi più concorrenziali. Infine, nell'industria tessile lavoravano moltissime donne e moltissimi bambini, che venivano preferiti agli uomini perché più docili e a parità di lavoro percepivano stipendi inferiori. La richiesta sempre crescente di ferro dà grande impulso, abbiamo detto, all'industria siderurgica. Aumenta quindi il numero di operai che lavorano nelle miniere. Qui si estraggono enormi quantità di carbone necessarie per alimentare la combustione dei forni delle fabbriche dove si lavora il ferro. Anche in questo caso i minatori erano sottoposti a un lavoro durissimo e furono impiegati donne e bambini che svolgevano compiti fisicamente meno gravosi, come il trasporto dei carichi di carbone lungo i cunicoli verso la superficie. In particolare i bambini, viste le loro piccole dimensioni e la loro agilità, erano adatti a spingere i carrelli in passaggi stretti. La miniera era un luogo molto pericoloso a causa dei crolli frequenti, delle improvvise esplosioni di gas e anche della scarsità di ossigeno oppure per gli allagamenti. Una curiosità, insomma, fino a pochi decenni fa i minatori portavano con sé delle gabbiette con i canarini che sono molto sensibili al gas, come il monossido di carbonio e il metano, che si possono sprigionare all'interno delle miniere. Quando il canarino smetteva di cinguettare e moriva per l'esalazione di gas, i minatori sapevano che quella zona doveva essere abbandonata. Numerose fabbriche vennero messe vicino ai giacimenti di carbone e ai corsi d'acqua, quindi i villaggi si ampliano rapidamente ed arrivano a diventare dei veri e propri centri urbani. Molti nascono intorno alle fabbriche, si popolano velocemente e crescono fino a diventare dei grandi agglomerati disordinati. Ad esempio, nel Regno Unito, città come Manchester, Birmingham, Bristol ed Edimburgo si sviluppano proprio grazie alla produzione tessile. Gli operai non arrivavano soltanto dalle campagne, molti venivano anche da territori più poveri del Regno Unito, come dalla Scozia e dall'Irlanda. Spesso si formavano quartieri operai, dove l'aria era resa irrespirabile dalla polvere nera che era emessa dalle ciminiere. Gli operai e le loro famiglie vivevano in abitazioni sovraffollate, malsane, con condizioni igieniche precarie. Infatti la rete fognaria non esisteva e l'acqua non era potabile. Si diffusero così malattie infettive come il colera, il tifo, la tubercolosi. Spesso le abitazioni non erano sufficienti e gli operai si adattavano a vivere in soffitte e scantinati. La rivoluzione industriale ebbe gravi ripercussioni sulla salute degli operai. I salari bassi non permettevano un'alimentazione adeguata, che era costituita prevalentemente da patate, pancetta, pane e aringhe sottosale. La verdura e la frutta fresca erano troppo costosi e arrivavano soltanto quando non venivano più venduti nei mercati e quindi date a basso costo
costo agli acquirenti, ma spesso erano già avariati. In questo modo i lavoratori non ricevevano il necessario nutrimento per affrontare il massacrante lavoro nelle fabbriche e nelle miniere, quindi la loro salute si aggravava. Specialmente i bambini presentavano spesso il fenomeno del rachitismo, cioè una malformazione delle ossa dovuta alla carenza di vitamina D. A questo, abbiamo già detto, si aggiunge il sovraffollamento delle abitazioni, che è la diffusione dei parassiti. Spesso scoppiavano epidemie che mietevano molte vittime, specie tra i soggetti più deboli. Le condizioni di salute peggioravano anche nell'ambiente di lavoro a causa delle scorie di carbone, dei gas e dei fumi tossici che si sprigionavano all'interno delle fabbriche. I ritmi di lavoro erano così estenuanti e le condizioni così precarie che spesso si avevano problemi psicologici. E per questo motivo spesso gli operai frequentavano le osterie, dove cercavano conforto nell'alcol per dimenticare la triste condizione in cui vivevano. Però in questa maniera arrivavano a spendere la maggior parte del loro salario settimanale. L'abuso di alcol comportava il rischio di malattie del fegato e rendeva ovviamente più frequenti anche gli incidenti sul lavoro. La rivoluzione industriale aveva diffuso anche un profondo malessere tra gli operai a causa appunto delle pessime condizioni di vita. Per questo motivo, nella seconda metà del Settecento, sempre in Inghilterra, nasce un movimento di protesta operaia chiamato luddismo. Questo deve il nome a un leggendario tessitore, Ned Ludd, che nel 1779 si sarebbe ribellato al suo datore di lavoro e avrebbe distrutto un telaio meccanico. I luddisti si organizzavano in bande, distruggevano o mettevano fuori uso le macchine di molte fabbriche, perché le vedevano come il simbolo di una rivoluzione che sfruttava i lavoratori e che anzi gli rubava il lavoro. Il luddismo fu ferocemente represso e le pene si inasprirono al punto che il Parlamento inglese stabilì la pena di morte per tutti coloro che distruggevano i macchinari.